Cina, noi siamo montanari, contadini e pisciaroni. Ma se ti vuoi divertire, rilassare e mangiare buona, a sta Abruzzo bella tua da venire. Chi so io? Patanello, re del carnevale di sta Abruzzo bella. 60 anni e non sentirli, il Carnevale d'Abruzzo di Francavilla al Mare torna anche quest'anno portando con sé un carico di novità e un programma ricco di appuntamenti. In attesa del riconoscimento di Patanello quale maschera ufficiale della regione Abruzzo, il re del Carnevale francavillese ha presentato il suo burattino, che sarà il protagonista dello spettacolo teatrale per bambini, uno degli eventi collaterali alle sfilate dei carri allegorici dell'8, 15 e 17 febbraio. Costo dell'ingresso 5 euro per adulti, 3,50 euro per over 65 e gratuito per i bambini sotto 12 anni. Noi cominciamo il 31 gennaio con l'inaugurazione della mostra di pittura Bozzetti per un carro allegorico, mostra internazionale di pittura, panorama molto importante, autori molto importanti, italiani ed esteri. Per continuare poi il giorno seguente con il teatro di Patanello sempre al Mumi ore 17 e con le sfilate a seguire dell'8, del 15 e il 17 febbraio. E le sfilate saranno coordinate con le coreografie della scuola d'arte di danza New Step di Francavilla al Mare, che si esibiranno il 17 febbraio con il musical I Love Grease. Ma le sfilate, cuore della manifestazione, non esauriscono il cartellone del Carnevale d'Abruzzo 2015. Ci sarà un momento di Amarcord per ricordare i personaggi che hanno valorizzato la tradizionale manifestazione goliardica francavillese. Il 9 febbraio, infatti, verrà inaugurata una mostra fotografica curata da Peppe Iacone, memoria storica di Francavilla, con i momenti più belli dei 60 anni del Carnevale d'Abruzzo. Dulcis in fundo è proprio il caso di dire il Choco Festival. Dal 14 al 17 febbraio 20 maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, alcuni di fama internazionale, faranno assaggiare agli spettatori del Carnevale le proprie prelibatezze. Carnevale d'Abruzzo, orgoglio dell'intera regione, orgoglio nazionale e noi speriamo anche internazionale. Questo è il percorso che stiamo facendo. Insomma, veramente un'edizione ricchissima, un percorso che stiamo compiendo da anni e per il quale ringrazio l'Associazione Carnevale.